Buonasera a tutti gli accasati. Il pensiero di questa sera voglio dedicarlo ai rimpianti. Si fa un gran parlare della prima cosa che si farà quando si tornerà liberi. I piani sono stati tutti elaborati, aspettano solo di essere realizzati. Ma ci siamo chiesti cosa faremmo se potessimo tornare a prima del lockdown? Non parlo di qualcosa che potremmo riprendere o rifare. Mi riferisco a quell'errore, a quella mancanza al quale non possiamo porre rimedio, quella cosa che il tempo non ci restituirà. Come un pallone che onda dopo onda viene portato su un'altra riva tra le mani di qualche altro bambino. I rimpianti ci toccano tanto perché li vediamo allontanarsi all'orizzonte. Stiamo sulla riva a fissare quello che abbiamo perso e come ulteriore beffa il mare con quelle stesse onde ladre ci toglie il terreno sotto i piedi, si porta via la sabbia asciutta e ci fa affondare in quella bagnata, come a toglierci tutto, anche l'equilibrio, come a dirci: qui è tutto mio, smettila di guardare, vattene o mi prenderò anche te. Che ci resta da fare a quel punto? Correre a scrivere un messaggio su un pezzo di carta, infilarlo in una bottiglia e lanciarla in mare. Aspettare e sperare che arrivi sulla riva da quell'altro bambino e che lui lo legga. Il pallone è mio. Vi ricordo che più facciamo i bravi in casa adesso e prima potremo tornare a fare cattivi in strada. Buonanotte.